Coach Baldiraghi, si ricomincia la stagione che dovrebbe avere traguardi importanti. Sì, dai, è una stagione in cui dobbiamo sicuramente essere competitivi, in cui Pavia deve essere protagonista del campionato di Serie B. Dopo un anno di alti e bassi, quest'anno abbiamo fatto una squadra che deve per forza essere competitiva, perché Pavia se lo merita, perché la società se lo merita, per il nostro lavoro lo merita, e quindi è tutta questa gente anche che c'è qui oggi al primo giorno di lavoro. Speriamo di far bene, abbiamo grande entusiasmo, grande voglia, siamo carichi, speriamo di iniziare col piede giusto. Proprio la gente che c'è qui dimostra l'entusiasmo e l'amore che c'è a Pavia verso il basket. Pavia, come dico sempre, è una città di pallacanestro, lo dimostra la sua storia, la sua tradizione, la gente che ci ha accolto oggi con cori e con entusiasmo, veramente ci ha fatto piacere, dimostra che appunto Pavia ha fame di basket, e per noi è un dovere e sarà un dovere per tutta la stagione andare in campo col coltello fra i denti per fare delle grandi partite. Presidente, incomincia una nuova stagione, una stagione con traguardi ambiziosi. Sì, abbiamo posto le basi, i presupposti per una stagione ambiziosa. Mi auguro che nei fatti poi riusciremo a dimostrare tutta la nostra ambizione e si possa arrivare a, non dico a conquistare la Serie A, ma a essere molto vicino. Se poi con un colpo di coda finale riusciamo ad andare in Serie A, tanto è guadagnato, tanto è guadagnato. Le speranze sono tutte quelle, stiamo lavorando su quello, in dubbio. E, cambiando completamente i gironi, noi conosciamo talune squadre, ma io ho visto un po' tutti gli acquisti e c'è stato un grosso cambiamento, una grossa rivoluzione anche nelle squadre storiche, no? Ci sono stati moltissimi movimenti, per cui è tutto un'incognita. Poi vabbè, ci sono le cinque squadre nuove venete e poi una parte delle lombarde che non giocava nel nostro girone, per cui in effetti è una grossa incognita e vedremo un attimino cosa succede fuori. Ecco, Pavia dimostra sempre un grande amore per il basket, vista anche la presenza di tifosi oggi qui all'inizio della stagione. Ma Pavia storicamente è stata una città, sì, convivevano sempre dedicata alla pallacanestro. Nei miei ricordi, io non sono pavese, nei miei ricordi c'era Pavia che giocava a calcio moltissimi anni fa, se non sbaglio giocava in Lega in C, ha avuto un'esperienza in Serie C, però se uno considera anche il mondo delle squadre giovanili e quant'altro, Pavia ha sempre avuto una grandissima tradizione. Io mi ricordo la Necchi di allora, vabbè, poi c'è stato un fulgore, io ero via per lavoro con l'avvento di Annabella e di Fernet Branca, no? Però Pavia è sempre stata una città più votata e più vocata alla pallacanestro che non al calcio, no? Ed era un po' atipica rispetto al mondo sportivo italiano, dove il calcio la fa da padrone. C'è stata un'esperienza anche di pallavolo qua a Pavia, però la realtà di Pavia è che rispetto a tante altre zone mancano grosse aziende, grosse industrie, forse anche quello penalizza Pavia da questo punto di vista. Riuscire a far sport è dura, è difficile e occorre tanta tenacia, sperando che succeda quello che si è visto oggi, che al primo allenamento sono presentate un centinaio di persone, forse più, cosa che non è mai successa in passato. Speriamo che sia un buon viatico per la stagione. Coach Baldiraghi ha detto che è quasi un dovere morale cercare di raggiungere la Serie A. Direi di sì, io me lo auguro che si possa fare. Teto News, l'essenza della notizia.